frode fiscale e contributiva. Cosa ci può dire a riguardo? Sì, che abbiamo scoperto un sistema di frode internazionale, una società filtro appositamente costituita in Italia e una società con sede a San Marino, tutti e due facenti capo agli stessi soggetti. Abbiamo trovato materie imponibili sottratte a tassazione per circa complessivamente 70 milioni di euro e abbiamo rilevato anche una considerevole evasione contributiva per circa 4 milioni di euro. A capo una coppia di coniugi? Sì, a capo una coppia di coniugi collaborati anche in maniera molto sostanziale da un nipote che si occupava di tutto il supporto alla contabilità, di tutta la contabilità gestionale dell'impresa. Un'evasione che non coinvolge grandi soggetti, ma lavoratori occasionali. Sì, lavoratori occasionali che sono a tutti gli effetti lavoratori in nero, in quanto hanno lavorato in punti vendita della grande distribuzione organizzata in prevalenza senza che siano state nei loro confronti operate le previste ritenute da conto e senza peraltro che questi soggetti abbiano poi dichiarato il reddito, la retribuzione ricevuta ai fini fiscali, quindi evasori anche loro, anche se in questo rassicurati dal soggetto sammarinese che tutti gli obblighi fiscali e previdenziali erano stati assolti presso la Repubblica di San Marino. In particolare l'indagine è partita nella provincia di Ancona e nella città di Ancona. Dove in particolare? Diciamo è partita da Ancona un soggetto, un panificio che aveva vari punti vendita dove appunto è stata rilevata la presenza di questi promoter, sono appunto dei lavoratori di fatto in nero e che abbiamo riscontrato in quell'occasione erano dipendenti, erano stati incaricati da una società di San Marino. Gli sviluppi che sono stati possibili anche grazie alla collaborazione internazionale di San Marino attraverso l'interessamento del nostro comando generale ha permesso di individuare una platea molto nutrita, abbiamo poi alla fine trovato anche un'anagrafica di circa 10.000 soggetti che hanno lavorato per conto di queste società appunto presso i vari committenti.